Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi di nuovo tornati con Trailmakers, titolo che vi ho già proposto in un primissimo episodio e che onestamente mi ha infognato e vi ha infognato tantissimo. Mi avete dato diversi consigli per la costruzione dei veicoli. Per chi si è perso il primo episodio, mi raccomando, andatelo a recuperare, perché nel primo episodio abbiamo visto un pochino quelle che sono le potenzialità del titolo, la possibilità di costruire in modo estremamente fantasioso ogni tipo di veicolo, velivolo, sottomarino, qualunque cosa. Ho preso spunto anche dai vostri consigli, diciamo, qualcosa che potremmo andare a costruire, poi vediamo se effettivamente ce la facciamo o meno. Però oggi, nella prima parte di questo episodio, poi vediamo un po' come procede. Però siccome noi abbiamo visto appunto la fase di costruzione, l'area di prova con la realizzazione di un veicolo, di diversi veicoli in realtà, e poi li abbiamo provati nell'isola delle competizioni, però avete visto che comunque ci sono tante altre cose e quindi volevo farvi vedere un pochino anche queste altre due macro categorie, che sono la campagna e Trailmakers Rally, perché giustamente il gioco, sì, costruzione è la parte fondamentale, la parte più divertente, e buttarti qui nelle sfide, però c'è da considerare che oltre a queste e oltre il multiplayer, dove possiamo giocare in compagnia con i nostri amici o con altre persone online con cui farci gara e anche battaglia, perché possiamo appunto mettere anche cannoni, possiamo fare anche una battaglia di carri armati, per dire, e c'è anche la campagna single player e Trailmakers Rally. Allora, Trailmakers Rally ci ho dato un'occhiatina, adesso vi faccio vedere. È il test definitivo delle tue abilità e della tua capacità di osare. Crea il tuo veicolo da gara, portalo in pista e vinci crediti e componenti. Andiamo a vedere appunto questo Trailmakers Rally, che appunto ci farà fare delle gare progressive, naturalmente, dove andremo a creare veicoli sempre più prepotenti, con delle limitazioni sempre più basse, diciamo così. Vedete, noi partiamo in questo modo e ci dà la possibilità di iniziare a gareggiare. Vedete lì, no, esattamente dove ci sono io ci sono gli obiettivi, il tempo e quant'altro, e possiamo andare con B per andare lì alla partenza. Questo qui, di solito, la cosa bella di questo rally, ad esempio, sapete qual è? Che vi fa costruire per ogni gara un veicolo, e ogni gara, diciamo, si parte con quello che è un go-kart un po' spompato e poi pian piano si va con veicoli sempre più prepotenti. E ricordiamo che noi questi li possiamo anche salvare. C'è la possibilità di fare l'autocostruzione oppure andare a costruire pezzo pezzo questo qui, anche per imparare un pochino quello che è. Io adesso vi faccio vedere questa fase. Calcolate che poi potete fare tutto in automatico, magari se c'è qualcuno che non ha visto il primo episodio, che tra l'altro vi rimando, andatelo a vedere perché ne vale assolutamente la pena. Qui, come vedete, ti fa vedere il veicolo che andrai a costruire, e se vuoi puoi farlo in automatico, come abbiamo fatto appunto nella seconda parte dell'altro episodio, perché avevamo dedicato tanto anche alla costruzione. Quindi adesso vorrei vedere qualcosina un po' così più immediata, tra virgolette, poi vediamo se riusciamo a costruire qualcosa. Questo è il veicolo che ci fa costruire adesso. Come sempre possiamo andare a cambiare colorazione e quant'altro, oppure possiamo semplicemente partire. Qui naturalmente, come vedete, le prime gare, i primi rally, queste ne ho fatte un pochino di gare. Attenzione, questa pista mi sa che me la ricordo, è un po' cattiva. Adesso ce la fa fare con questa. Attenzione, ci sono i fantasmi, che sostanzialmente sono gli avversari. Qui dobbiamo fare... No! Ma mi scusi! Naturalmente, se andate a sbattere, se scassa tutto. Io sto giocando con la tastiera, potete anche utilizzare il pad. Io per comodità, effettivamente, oddio, per comodità fino a un certo punto, perché attenzione! Attenzione! E niente, volevo fare in versione a U, ma se può fa... Madonna mia, i rischi. Naturalmente una cosa intrigante di questa modalità, la modalità campagna ancora non l'ho provata, poi la andiamo a vedere perché in realtà sono curioso anche io. Qui, a parte fare corse contro il tempo, e comunque sono sempre indirizzati anche a insegnarti un pochino quello che può essere la
la costruzione dei veicoli, perché vedete vi fa vedere le cose base eccetera eccetera. Però andate, vedete, a guadagnare dei punti che sono delle monete d'oro che poi possiamo riutilizzare per comprare degli elementi tra virgolette estetici. Vedete, questa qui è la campagna rally, io avevo fatto queste prime gare, siamo arrivati qui, questa qui dovrebbe essere la prossima. Sblocca con 400 titolo d'accesso alle gare. Qui praticamente compri il biglietto per la partecipazione e poi ti ridà naturalmente più monete. Lì sopra abbiamo l'esperienza con le monete totali, il livello, e naturalmente più vai avanti più sblocchi monete. Ti fa fare naturalmente anche Laguna Perduta. Allora, vediamo un pochino. I veicoli in linea teorica dovrebbero essere sempre più racing, nel senso che motore grezzo, vedete, adesso ci ha sbloccato anche questo qui. Accelerazione un po' bassina, ma velocità massima è abbastanza importante. Continuiamo. Vuoi costruirlo? Sì. Oh, bruttino, ma ci sta. Questo facciamo autocostruzione. Faccio vedere anche il fatto che potete farlo in automatico. Allora, lui di base ci fa costruire questo. Poi naturalmente, come detto, vi rimando al primo episodio per vedere tutte le cose di costruzione. Adesso vi voglio far vedere più che altro questa parte, diciamo, single player della... Attenzione! In realtà sapete qua, in queste gare credo che comunque ci sia una limitazione a livello di motore, perché giustamente se tu qua ti fai una Formula 1, credo di aver sbagliato strada apparentemente. Ah no, no, si riesce. Oddio, ma questo è inquadratone, pare un pezzo di cioccolata fondente. Allora, per carità, però il fatto che l'abbia fatta così bassa e così larga ti dà della stabilità. Ti dà della stabilità. Vai, vai. Quelli l'hanno fatta più a bomba. Quelli l'hanno fatta più a bomba. Ci hanno buggerato malissimo. Attenzione, proviamo a seguire. Vai così, vai così. Dai che a velocità non ci ferma nessuno. Attenzione all'interno. Non dobbiamo frenare, signori. Non dobbiamo frenare. Dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo. No. Attenzione, ultima curva pericolosissima. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ok. Allora, direi di farcene un'altra, signori, nel rally. Vai, sblocca subito. Anche qui andiamo a costruire in modo veloce. Poi ci andiamo a fare noi un altro veicolo. Pneumatico da corsa, ok. Accelerazione, velocità massima. Poi, naturalmente, ogni componente ha le sue caratteristiche. E questa qui sulla sabbia non va benissimo. Allora, costruiamo... Sì, lo costruiamo. Facciamo autocostruzione anche in questo caso, poi... Naturalmente potete farlo, immagino, con determinate variazioni, ma... Vai! Allora, il motore è sempre quello di prima, quindi... Noi sappiamo già tu che arriverai terzo, perché hai bronzo scritto in fronte, quindi non te la puoi svangare. Guarda quello lì che c'ha pure il teschio! No, attenzione! Questo qui ha delle serie limitazioni nella sterzata. Soffre molto di sottosterzo, in alcuni casi anche di soprasterzo. Insomma, fa un po' come gli pare. Attenzione qui. Attenzione. Attenzione, la stabilità non c'è. Riparala, riparala. Dai, non ci siamo scassati. Li recupereremo? Ma mai nella vita proprio. Attenzione, curvona pericolosissima qui, ci lanciamo sulla sabbia, perdiamo un po' di stabilità, un po' di controllo, ma non fa niente, non fa niente, se ne va nella boscaglia e via. Olè, giustizia è fatta. Allora, signori, dobbiamo apportare qualche modifica al veicolo perché non mi convince. Allora, questo qua non va bene, metti quello... Vai, questo qua da go-kart, noi non abbiamo bisogno di protezione. A livello di motori in realtà credo che qui comunque sia limitato a quelli che puoi utilizzare. Sì, vedi, nuclei di energia mancanti, non è abbastanza nuclei di energia perché giustamente hanno delle limitazioni le categorie, le... Però, aspetta un attimo perché io andrei a fare un attimino una cosa.
125 kg. Allora, questi credo che possiamo mettercene anche degli altri, no? Sapete qual è il fatto? Che non mi dà molta stabilità il veicolo. Credo che possiamo andare, magari già spostare un po' più avanti l'avantreno. Probabilmente andiamo ad essere un po' più. Ci vuole. Vediamo in questo modo se abbiamo una maggior stabilità in gara. Attenzione, qui l'abbiamo fatta bene, la curva, siamo testa a testa con il primo, qui è un po' pericoloso, ma al momento siamo davanti a tutti. Non è vero perché è arrivato con stile, si è inserito in prima posizione. Attenzione qui, andiamo fuori pista, ma va bene così perché eravamo dritti per dritti. Ottimo, ottimo. Queste migliorie sono state molto, molto utili. Perfetto, perfetto. Siamo riusciti ad accaparrarci un'altra vittoria. Proviamo alla prossima. Qui costa 6 e... Ok, questo lo proviamo, ma non vi assicuro niente. In questo caso, come vedete, siamo fuori pista, quindi insomma, Gippina, vediamo cosa ci consiglia. Naturalmente, noi possiamo poi fare cose diverse in questa situazione. Naturalmente abbiamo un limite. Io parto sempre da queste basi, adesso giusto per farvi vedere questo, che poi magari andiamo a costruire noi qualcosa di particolare. In questo caso, guarda, la proverei così come mi hai detto tu. Vediamo. Diamogli fiducia. Vediamo adesso nel vero e puro rally. Poi più si va avanti e più ti fa costruire in questi rally. Giustamente è a progressione. Oppela. Noi naturalmente invece nell'editor. Oh, piano. Possiamo fare quello che ci pare già dall'inizio. Quindi possiamo costruire auto da rally spettacolo. Tra l'altro non so se avete notato nella intro, nella presentazione iniziale. C'è la Lancia Stratos ricreata. Spettacolo. Sì, perché poi chi è bravo giustamente può ricreare qualunque cosa. Cioè, ci sono veicoli. La Mustang è stata rifatta. Tra l'altro, m'ha fregato questo però. Argento. E infatti non abbiamo ripreso neanche la nostra moneta. Riproviamo. Signori, io vado sempre a cambiare l'abitacolo. Abbiate pazienza, ma qua dobbiamo apportare delle modifiche perché non è che possiamo. Per forza di cose, un po' di aerodinamicità la vogliamo. Abitacolo più sportiveggiante per quanto riguarda questi. Scusate, proviamo a. Anche qui ad allargare un pochino il tutto. Copia. Piazzato già, bravissimo. Pneumatico. Pneumatico. Proviamo con queste piccole accortezze, un po' più larga davanti. Non so se sia ottimale come cosa. Un po' più aerodinamica. E con l'abitacolo da go-kart e non quello, diciamo, protetto. Potrebbe essere un po' pericoloso qui all'interno della foresta. Attenzione. Vai, vai. È bello pure che praticamente in queste gare hai una limitazione data, diciamo, dai pezzi che puoi mettere, dalla potenza che. Però vedi? Quello è il reparto aerodinamico, ha fatto quella palettina così che è stata utile non solo per guadagnare un pochino, tagliamo il vento, ma battiamo anche gli alberi, quelli piccolini, immagino, quelli grandi non ce l'avremmo mai fatta, ma con tecnica si va a vincere anche così. Bene così, bene così. Ottimo, ottimo. Ok. Vabbè, qui continua a sbloccare naturalmente altre gare perché è abbastanza lunga anche la parte del rally. Noi usciamo, andiamo al menu principale, ragazzuoli, perché oltre ad aver provato questo, come detto, la prossima. Magari, non lo so, fatemi sapere voi. Visto che adesso siamo andati un po' con questo, andrei con la creazione di qualche veicolo fuori di testa, eventualmente qualcosa di semplice. Poi alla prossima vorrei farne un altro di video. Insomma, ditemi anche voi. Magari ci andiamo a vedere la campagna, così vediamo anche di cosa si tratta. E poi adesso possiamo andare nell'area di prova a creare qualcosina.
torniamo a realizzare. Guarda che spettacolo! Fantastico. Questo. Beh, qualcuno l'avrà fatto sicuramente nel workshop. Scusa, facciamo una cosa. Perché effettivamente, come vi dicevo, qui abbiamo i nostri progetti che sono quelli che abbiamo salvato. L'altra volta ci siamo fatti questa qua. Pure l'aereo era una figata, comunque. Io non sarei mai riuscito a farlo. Prototipi, consulta i file. Qui credo che apra. No, qui fa vedere altro. No, il workshop è qui, naturalmente. Vedete voi il workshop? Sì. Allora, vediamo un pochino, perché come detto, qui c'è la possibilità di... Questi credo che siano... No, i pezzi di una nave. Questi sono quelli creati dagli utenti. E... ci sono 1000 pagine, apparentemente. Tipo, quindi diciamo che qualcosina potete anche trovarla, no? Guarda qua, la ruspina. Questa è bella, questa è fatta molto bene. Di Leclerc, no, guarda questo pure. No, vabbè, signori. Proviamo qualcosa di questi qui. Il trattore con il re. No, bellissimi. Allora, signori, aspettate. Proviamo. Eccola qui. Quindi noi la piazziamo qua. Questo progetto contiene componenti o skin che non hai ancora sbloccato. Puoi sempre fare un giro di prova. Per modificare il progetto rimuovi o sblocca tutti i componenti o le skin. Ah, ok. Claxon squadrato e rifinitura cromata. Quelli non ce li ho. E qualora volessi andarli a comprare con 1000... Scusa, quante monete ho io? 3500? E... ah, vedete, questo è lì. Complessità del veicolo. Si può ancora fare più complesso. Ma nel mentre posso provarlo lo stesso. Sì, mi toglie, credo. No, vabbè. Ma che figata. Cioè, comunque è fatta bene, signori. L'alo. No, vabbè. Io avevo fatto quella Formula 1 un po' barbona, ma qui ci si impegna. Motori lì dietro. Ah no, la camera, volevo vedere dal camera car. L'alo un po' ingombrante, ma ci sta. Vediamo guidabilità, signori. No! Pensavo avesse il NOS, invece ha quello per saltare. Sono le sospensioni, o sbaglio? Ma comunque è fatta bene, eh. Se ci fate caso non funziona. Vedete, nella parte posteriore non funziona l'ammortizzatore a sinistra. Allora, signori, vado a provare il MIG. Eccolo qui. Attenzione, anche questo del workshop, vediamo un pochino. Ok, vedi tutti i vari... Ah, c'è il... anche il pilota che... Oh. Signori, ci proviamo, eh. E poi... aspetta. No, diciamo che non è ben bilanciato. C'è un problema tecnico-tattico con... Per carità, per carità. Va veloce, va veloce, però... Guardalo lì. Vedere che questo invece che ha? Bicicletta. Madonna, questo... Guarda quanti... Ma dov'è il dritto errore? Scusa, perché io... Attenzione! No, vabbè, che figata. Andiamo un po', facciamo un po' di manovre. Questo è molto ben guidabile. Questo è fatto molto bene. Proviamo a pelo. Appelo a testa in giù. Troppo, troppo appelo a testa in giù. Ma volevo provare anche questo qui, perché ho visto che sembra abbastanza aggressivo. Fammi vedere un attimino. Tipo, perché vi ricordo che possiamo anche montarci delle armi.
Vabbè, questo è da battaglia. E poi pure le esplosioni stanno fatte bene. Il sound, no, vabbè, è una figata. Però, signori, un'altra cosa che ho visto è che io ero andato a vedere così in generale, ma più popolari ci sono. Ho visto che ci sono delle chicchette che assolutamente dobbiamo andare a vedere. Che poi penso che vola. No, vabbè, vabbè, ma che te lo devo dire? Vediamo la DeLorean. Cioè, tu guarda il meccanismo. Vedete che si chiude. Ah, così apro le portiere. No, vabbè. Lo stiamo distruggendo, vabbè. Ma 88 miglia orarie è... No, è un... Sì, abbiamo toccato qualcosa. Perché sennò va normale. Io penso che sia per far aprire le portiere così, vedete? Così si aprono le portiere, altrimenti spaccherebbe quei pezzi. Quei pezzi dovresti rimetterli così una volta andato in moto, anche se c'è qualche piccolo pezzo che va migliore. Però è fatta benissimo pure questa, signori. Allora, no, vabbè, signori. Patapam! Aspetta. Ma che figata, che figata. Vai, avanti il prossimo, signori. Ah, sì, perché poi ti mette molti cose in più. Z. Cioè, guardate che... ZX per questo così. Q ed E per fare così. Fermate. Cioè, non ha... è una tostata, signori. Però, anche nella zona di prova... il sedile starà da qualche parte. Giustamente questo si deve mettere in mare. Sì. Vedi là che... Però, cioè, signori, se vi mettete con l'inventiva qua... Che fa? Non lo provi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, signori, poi dobbiamo vedere. Allora, ci sono anche le freccine qua. Allora, aspetta. Q ed E. Le frecce. Destra, sinistra. Sì, poi capiremo. No, vabbè, pure... Aspetta, è spettacolare. Quindi con uno sganciamo questo, due sganciamo l'altro, immagino. E questo comunque continua ad andare con destra-sinistra. Qua non ce l'abbiamo, ci abbiamo questo qui. Però voglio vedere anche se... Ok, questo per... Questo è bellissimo, ragazzi. Questo... Se no mi devi togliere gli altri, però. Signori, pronti? Pronti? Ci siamo? Vai! Allora, sgancia i primi, sgancia il secondo e via si vola! No, vabbè, questo è bellissimo, signori. Bello, bello. Vai, vai, gira, gira. No, si guida. Certo, è piuttosto veloce, quindi stiamo avvicinando a terra, attenzione. Ci ha messo il paracadute, ha vinto, ma non credo si possa fare. Atterrare, sapete che...
vabbè, però non è facile atterrare a quella velocità. Abbiamo solo scassato un pezzettino, ma ci sta, signori, ci sta. Ragazzi, per questo episodio io direi che ci possiamo salutare qui. Lo so, non abbiamo costruito tantissimo, però, come detto, questo gioco dà tante possibilità, anche quella di andare a vedere le creazioni degli altri giocatori. Abbiamo visto un po' di rally, che poi naturalmente sarà sempre progressivo. La prossima volta, se vi può garbare l'idea, potremmo andare a vedere un pochino la campagna in single player, spippolare magari qualche altra creazione degli utenti, fare qualcosina anche noi. Insomma, fatemi sapere la vostra. Io spero che il video vi sia garbato. Come sempre, io in descrizione vi lascio il link al gioco che trovate su Steam, ve lo lascio in descrizione. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. E come detto, fatemi sapere la vostra. Spero che vi possano garbare questi video un po' per spippolare il titolo, insomma una miniserie per guardare questo Trailmakers, che è veramente infognante. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.